Ciao Vaga, oggi mi hai dato questo bel pacchetto qua e adesso andremo a vedere cosa si nasconde all'interno e successivamente lo andremo a montare. Vi dico subito che sono dei pezzi per l'HM e niente, quindi apriamo subito. Ovviamente io sono già andato a aprirlo perché avevo curioso. Quindi andiamo ad aprire. Eccolo qua. Lo apriamo. Si mette a fuoco, ok. E questi qua sono i nostri pezzi, che sono delle semplici pezze. E ne ho presi 4, quindi sia davanti e dietro. Ed eccoli qua. Ok, va, quindi adesso che avete visto di cosa si tratta, dobbiamo andare ad adattarle per mettere sulla moto. Quindi due frecce le tiriamo così, perché queste qua le metteremo dietro e non bisognerà fare niente a parte cambiarli. Questi qua, qui bisognerà metterli più grossi, però vabbè. E invece per mettere queste due dobbiamo andare a modificare questo qua. E che cos'è questo? È dove è il portafrecce, diciamo. Quindi questo qua va, vedete che è rotondo, lo agganciamo così sulla sospensione. E qua ci passerà dentro la nostra freccia. E questo qua è il suo originale, perché come vedete questa qua è anche la sua freccia originale, e in origine doveva passare dentro in questo modo, e dopo si andava a filettare all'interno così. Ok, ma siccome questa freccia qua, questa filettatura qua è più grande, andremo ad allargare quel foro qua in modo da questa qua da farla passare dentro tranquillamente, e dopo andremo a stringerla con un dado. Quindi iniziamo subito ad andare ad allargare quel foro qua, e useremo un semplice fresino e il nostro mitrofono. Volendo possiamo usare anche una punta, adesso vediamo cosa fare. Ok, raga, sono riuscito a metterlo e non ho fatto proprio come ho detto, perché non riuscivo a bucarlo, e quindi ultimamente sono andato a toglierlo e sono andato a metterlo dentro e sono andato qua a tagliarlo ed incollarlo. Quindi vabbè, non è il massimo. Roviniamo soltanto questo qua, che serve comunque tra un po' da cambiare, perché come vedete è tutto rotto. Quindi adesso che l'abbiamo messa, non fate caso come l'ho messa, dobbiamo andare a praticamente ad accorciare un pochino i cavi, perché questo qua è un po' lungo, però anche se è lungo non succede niente. Però dovrò tagliarlo comunque, perché questi qua sono troppo piccoli e quindi devo metterli un po' più grandi. Quindi devo mettere praticamente questo qua, che è più grande. Quindi adesso praticamente lo andiamo a tagliare e lo andiamo a spillare un po' di qua, un po' di qua, lo andiamo a saldare e andiamo a mettere sulla guaina, perché purtroppo questi qua non ne ho nuovi, quindi dobbiamo usare quelli vecchi. Quindi andiamo a tagliare quei cavi qua. Quindi cerchiamo di tagliarli uguali, tagliamo tipo così, non facciamoli troppo lunghi né troppo corti, così. E questi qua ci mettiamo da parte. Poi questi qua li spigliamo, così, e spigliamo anche questo, e in questo modo. Adesso spigliamo anche quei pezzetti qua e li andiamo a saldare e mettiamo la guaina e ci diamo appena finito.
Quindi adesso andiamo a farlo dall'altra parte. Perfetto, quindi adesso abbiamo finito di mettere tutto. E onestamente non so se farci qualche giro di scotch qua intorno per venderli un po' più uniti, però non lo so. Adesso comunque dobbiamo andare a montarle. Ok, raga, quindi per montarle basta semplicemente agganciare quel pezzo qua di gomma sulla forcella e poi andare a collegare i due fili nel buco dove erano prima. E se non va, provate a invertirli, come tipo esempio questo qua, lo mettete di qua e questo di qua. E niente, quindi come vedete, adesso vi fa vedere che va. Quindi accendiamo la freccia e come vedete va. E questa qua va, è la freccia nuova. E adesso andrò a fare la stessa cosa anche dall'altra parte. E beh, qua bisogna, per togliere la mascherina, basta semplicemente sganciare quei fili qua, quei pezzi di gomma qua, che è il meccanismo stesso di questo. E quindi niente, quindi lo sganciamo, tiriamo giù la mascherina, togliamo e seguiamo i fili della freccia vecchia e andiamo a vedere dove finisce, li togliamo e mettiamo dentro quella nuova. E questo qua è il risultato della prima freccia. E adesso andrò a fare la stessa cosa dall'altra parte, però ovviamente ve lo faccio vedere perché è lo stesso procedimento. Ok, vado, queste sono le frecce montate. Come vedete sono veramente molto fighe. Adesso vi faccio vedere che funzionano. Eccolo qua. E anche l'altra. E vago, fatemi sapere come vi sembra. E quindi dopo dovremo andare a mettere anche quel dietro. Poi quel dietro devo aspettare ancora un attimo perché mi serve ancora il portatarga. Quindi ci vediamo tra qualche giorno, ma per voi passerà solo qualche secondo. Ok, vago, come avevo detto, sto aspettando il portatarga e adesso vi alzo, l'ho già montato. E adesso vi spiego velocemente come sono andato a mettere le frecce. E per metterle, vado semplicemente farle passare attraverso quel foro qua. Se è troppo piccolo, lo allarghiamo un po', allarghiamo il foro, lo facciamo passare e dopo col dado andiamo a stringerlo, quindi sia da una parte che dall'altra. Dopo il carro sono andato a raggrupparlo insieme a questo qua, che è quello del fanaglio dietro. Sono andato a farle passare qua sotto, non mi viene il nome, sotto la plastica, però sotto il fianchetto, ecco. Poi sono andato a metterlo in qua dove ci sarà la sella, quindi non si vede nulla, non si vede nulla. E qua sono andato a collegarli e niente. Quindi adesso poi devo trovargli un modo qua sotto per agganciarli tipo così, in modo che non si veda più niente. E niente, quindi così è come si presentano le frecce con la targa. E nulla, quindi ovviamente qua davanti le avevamo già montate. Adesso vi faccio vedere che funzionano, però devo accendere un attimo perché non c'è sulla batteria. Quindi come vedete la freccia adesso va, facciamo così. Va. E va questo. E quindi queste qua sono le frecce montate. E quindi raga, mi raccomando, se il video è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, se vi va condividete il video. E ciao raga.